Mi fa male da dentro e da fuori. Tutto il corpo di Attila è stato infettato da un semplice virus dell'herpes. Che farò, Matteo? Ho avuto l'herpes 2 o 3 settimane fa e l'ho rimosso perché mi dava fastidio. Stavano demolendo un tetto e penso che qualcosa mi sia entrato in bocca da lì. L'herpes è diventato sempre più grande e la mia bocca si è gonfiata terribilmente all'interno e anche le mie labbra erano cadenti. L'ho unto con tutto ciò che potevo. Ho parlato con un dermatologo al telefono perché non potevo andarci e poi mi ha prescritto un unguento e dei farmaci. Prendevo il farmaco da 3 o 4 giorni. Stavo usando anche l'unguento, ma mi sentivo come se nulla fosse cambiato, semplicemente non funzionava. La mia bocca era così gonfia che riuscivo a malapena a parlare. Per quanto ne so, era di circa 1 centimetro, verso questo lato e anche verso quest'altro lato, e all'interno era tutto giallo, credo pieno di pus da dentro, non lo so esattamente. L'herpes orale è principalmente causato da un virus chiamato herpes simplex 1 e il 90% della popolazione adulta è portatore di questo virus. Una volta che il virus dell'herpes entra nell'organismo, rimane lì e in alcune condizioni immunodeficienti l'infezione divampa sempre di più. Quando il virus entra per la prima volta nell'organismo, spesso non ci sono sintomi. Il virus infetta i nervi sensoriali e le cellule nervose sui nodi del quinto nervo cranico e attende una diminuzione nella produzione di anticorpi causata dalla malattia attiva. Quando il livello di anticorpi nell'organismo è basso e alcuni neuroni si disintegrano a causa di determinati fattori esterni o interni, il virus viaggia lungo i nervi sensoriali fino alla superficie della pelle, dove provocano la tipica dermatite. Mia madre ha detto: Gesù, vai dal dottore perché peggiora di giorno in giorno. Prima uno dei miei conoscenti mi ha mostrato questo peptide C. Sua madre lo stava prendendo e il suo livello di zucchero nel sangue è tornato alla normalità per questo motivo. Quindi non ha dovuto più prendere farmaci. Non credo davvero in cose del genere, ma non c'era nient'altro che potessi provare. Il primo giorno che l'ho preso ho spruzzato 2 volte il bordo della mia bocca e è diventato completamente bianco. Successivamente un sottile strato di pellicola si è formato gradualmente e il gonfiore è diminuito sempre di più. Il giorno dopo sembrava molto meglio e il terzo giorno ancora meglio. Ho sentito che stavo migliorando. Penso di averlo usato da 1 settimana ormai e sono rimasto solo le cicatrici. Poiché il virus dell'herpes viaggia lungo le fibre nervose, in alcuni casi l'infezione può colpire altre parti del corpo. Il virus dell'herpes può anche comparire sulla cornea, sulla congiuntiva e sulle palpebre. L'herpes oculare è una malattia che colpisce direttamente la vista. Pochi giorni dopo la comparsa del virus dell'herpes su tutto il corpo di Attila è comparsa una terribile eruzione cutanea a seguito di una superinfezione. L'ho spruzzato in bocca e naso e sulle ferite, mattina e sera. Ho sempre spruzzato un po' di più sulla bocca, anche a mezzogiorno, e dopo ho sentito che la pelle si stava rassodando. L'ho spruzzato regolarmente anche sull'eruzione cutanea. Questi punticci mi escono dovuto al fatto che lavoro fuori sotto il sole. Ma da adesso posso dimostrarti sulla mia mano che la mia pelle è già così, nelle aree non esposte al sole. È andato via, quasi completamente. L'effetto rigenerante antinfiammatorio del peptide C può supportare la rigenerazione cellulare sia internamente che esternamente. Il suo effetto antibatterico riduce le superinfezioni e le cellule danneggiate possono rigenerarsi più rapidamente. In termini di protezione contro i virus è molto importante rafforzare il sistema nervoso e il sistema immunitario, poiché un corpo forte non permetterà il ripetersi delle infezioni. Non mi aspettavo un cambiamento così grande. Le informazioni in questo video non sono state valutate dall'Agenzia Sanitaria, né dall'Agenzia Europea per i Medicinali, EMA, o da qualsiasi altro organismo medico, autorità medica. Non miriamo a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. Le informazioni sono condivise solo a scopo didattico. Devi consultare il tuo medico prima di agire su qualsiasi contenuto di questo video, specialmente se sei incinta, stai allattando, prendi farmaci o hai una condizione medica.